benvenute nel video della mia organizzazione e postazione trucchi, che come sapete ho qui in questo angolino vicino all'armadio. Come già detto nel video su come organizzare i trucchi al meglio, non vi aspettate una grande collezione, non vi aspettate grandi marchi, perché comunque utilizzo soprattutto cose low cost, quindi spero comunque di esservi utile anche su questo punto di vista. Quindi adesso vi porto con me. Partendo dalla parte più alta di questa cassettiera, che ha esattamente 7 cassetti, che mi ha regalato la mia migliore amica, quindi grazie Libera, grazie mille, perché era una cassettiera che, come ho già detto già nella vecchia postazione make up, mi piaceva tantissimo e quindi gli ho fatto un po' la corte. Allora, prima cosa che vedete appunto sono i pennelli. Li ho messi in questo porta penne da ufficio che aveva mio padre e io gliel'ho prontamente fregato per metterci tutti i pennelli. Sono tantissimi, infatti vi farò un video approfondito su tutta la mia collezione di pennelli. Poi qui sotto ho messo la sosia della Beauty Blender che ho preso da Kiko, e poi questo minuscolo cabuchino, insomma, questo minuscolo cabuchino che viene da un set di 4 pennelli di Sammy Dress. Qui sul lato invece ho il temperino di Kiko, un campioncino di una BB cream di una marca sconosciuta che si chiama Inoxa, non so se voi la conosciate, e poi la 120 colori che ho preso da eBay. In questa mini cassettiera invece, che ha 3 cassetti appunto, nel primo cassettino tengo tutte le matitine, quelle proprio da finire appunto, che sono proprio alla fine, e quindi le tengo qui perché se le metto appunto nel porta matite, cioè dove tengo appunto le matite per occhi, vanno a finire nel fondo e quindi non posso andarle a vedere e quindi non posso neanche finirle. Quindi nel secondo cassettino invece ho vari campioncini di creme, cremine varie, e infine il terzo cassetto lo lascio semplicemente libero, magari per metterci qualche nuovo prodottino. Infatti sopra la cassettiera tengo questo non è un portamatite, è un contenitore che ho trovato in casa, e qui a parte due pennellini che fanno sempre parte del set insieme a questo piccolo cabuchino che vi dicevo prima, perché appunto sono corti e quindi vanno comunque a perdersi tra gli altri pennelli, tengo tutte le matite per gli occhi, solo le matite per gli occhi e per le sopracciglia. C'è anche il set per sopracciglia di Essence, perché comunque so che è sempre lì e so che è sempre a portata di mano. Non ho molte matite come vedete, però con quelle che ho mi ci trovo bene, insomma. Quindi qui c'è il matitone per sopracciglia della Essence, la matita automatica, sempre di Essence, cioè varie matite automatiche. Qui c'è il nuovo matitone Stays No Matter What, che ancora devo provare, però è di un color verde petrolio metallico bellissimo. Sicuramente ci farò un tutorial. Una matita nera della Maybelline con cui mi sto trovando veramente bene. Matita automatica marrone, Avorio di Neve Make Up, un'altra di Essence sempre verde petrolio, altre matite Kiko, Essence, e poi vabbè quella per sopracciglia, perché comunque le altre stanno nel primo cassettino. E poi qui c'è un pennellino per labbra del set di Fraulein, quindi degli altri pennelli che ho qui. E quindi queste sono tutte le matite che ho, poche ma buone. Passando al contenuto proprio della cassettiera vera e propria, che ha appunto 7 cassetti, nel primo ho deciso di mettere tutti i fondotinta, correttori e basi per occhi, per cui ho, sapete, no? Io mi trucco principalmente con Essence, quindi ho vari fondotinta di Essence. Questo qui, che inizialmente avevo bocciato, una ragazza mi aveva detto che, dato che era troppo giallo, potevo benissimo utilizzarlo come correttore per le occhiaie, dato che ha una componente un pochino aranciata, giallastra, quindi voglio provarlo in questo modo per non buttarlo. Quindi ho vari fondotinta di Essence, il Vichy di Derma Blend, e poi ho due fondotinta della Maybelline, il Fit Me. Uno è il 120, un po' più scuro, e l'altro è il 105. Non c'era il numero 110, che appunto ha un sottotono giallo, però devo dire che con il 105 mi trovo abbastanza bene. E poi invece ho inserito un piccolo contenitore di plastica trasparente per metterci appunto correttori e basi per occhi. Quindi ho I Love Stage, una la devo finire mentre una è piena. Qui ho ottenuto l'all-over di Elf, non so, voglio provare a finirlo veramente, non lo so, dato che è praticamente nuovo mi dispiace molto buttarlo. Poi ho il Maximum Coverage Concealer di Elf, veramente ottimo, copre qualsiasi cosa.
Vari, sì, praticamente sono solamente correttori illuminanti di Essence, il correttore Fit Me di Maybelline, qui c'è quello verde di Neve Cosmetics e poi qui ho il full coverage di Kiko numero 01. E mi ero anche dimenticata di dirvi che sotto questa valanga di fondotinta, proprio perché non la uso molto spesso, però vi voglio fare un video sul contouring in crema, stavo guardando proprio oggi, ho questa palettina, aspettate se magari riesco a prenderla, ok. Questa palettina che ho preso dalla Born Pretty Store ed è quella da 15 correttori, quindi è veramente molto utile sia da portare in vacanza, sia appunto da portare sempre in borsa perché comunque si hanno varie tonalità. Nel secondo cassetto invece tengo le terre e blush, sì, oh, c'è sempre WhatsApp in un mio video, quindi terre, blush e illuminanti. Vabbè, non utilizzo molti illuminanti, infatti ne ho uno solo, però è un ottimo illuminante. Allora, prima di tutto ho questa maxi terra di Rimmel London, perché comunque è quella che uso più spesso per fare il contouring e quindi è quella che prendo appena apro il cassetto. E poi ci sono tutti i vari blush. Incominciando da qui, questa qui, sì vabbè, voi leggete Fix & Matte, però non è la cipria di Essence, infatti qui ci ho travasato una terra che ho fatto da sola, mischiando tipo un blush che era troppo color terra, un'altra terra che dovevo finire, quindi ho detto vabbè, mi faccio una terra personalizzata insomma. In questo piccolo contenitorino, sempre di plastica, ho approfittato per mettere tutti i blush di Neve Cosmetics e anche la cipria di Dewy. Qui per esempio ho il Daily, London Mood, un blush che ho sempre travasato, però un blush che appunto non è di Neve Cosmetics, però che ho travasato sempre io da una palette mezza rotta, sì, io rompo i trucchi, perfetto. E poi ho il Fashion Victim, me li ricordo a memoria perché comunque sono pochi. E poi qui ho il Creamy, che è veramente delicato per l'inverno. Appunto come illuminante ho il Baked Blush di Elf, che è un ottimo dupe del Soft & Gentle di MAC. Mentre qui dietro ho il blush barra bronzer di Deborah, che non utilizzo molto spesso, infatti è proprio qua in fondo. Qui a fianco ho perle abbronzanti e illuminanti di Avon, cipria, invisible powder di... guardate che è ingombrante, di Kiko, però non so se travasare anche questa, perché come vedete il packaging è veramente scomodo, cioè con questa se la premo sul viso appunto con il puff va a fare dei tondini di cipria bianchi orribili, e anche qui prelevarla con il pennello è veramente difficile, quindi non so se voi avete un metodo per utilizzarla al meglio, fatemi sapere. Poi ho tre blush in crema, gli unici tre blush in crema che ho, due sono di Essence e uno è di Kiko. Questo è il blush in stick, questo è il Soufflé Touch Blush, mentre questo è il Glow Touch Lips and Cheeks, quindi per labbra e guance di Kiko. Poi in questi due contenitori, in queste due jar, che avete visto già nel video su come organizzare i trucchi al meglio, ho inserito il blush di Bottega Verde, quello color corallo, e poi la terra di Debbie, che si era frantumata, però ho salvato il salvabile, quindi qui c'è la terra e qui c'è il blush. Infine qui tengo i blush compatti, infatti ho il Blush Up di Essence, due blush di Elf, uno è il Think Pink, mi pare, e uno è il Candid Coral, ovviamente. E infine tutti e tre i blush di Essence della linea Soft and Gentle, non è vero niente, Silky Touch Blush. Perfetto, io con i nomi sono una frana. Comunque sì, ho sia il numero 10, il numero 30 e il numero 40. Per cui il cassettino dei blush e delle terre illuminanti è questo qui. E passiamo a quello degli ombretti. Terzo cassetto dedicato agli ombretti, praticamente è pieno di roba. Però sinceramente utilizzo tutti gli ombretti, vabbè, in un modo o nell'altro. Allora, innanzitutto qui c'è il matitone stick di Kiko, che mi pare fosse in un'edizione limitata. Questo qui è il numero 28, credo, sì, ed è un colore avorio veramente bellissimo per illuminare tutta la palpebra. Ma anche come base occhi devo dire che è veramente buono. Poi ho una palettina di Deborah che mi ha regalato mia sorella, che comunque ha tutti questi colori sul verde oliva. Questo colore qui è fantastico per la piega dell'occhio, scusate, faccio riflesso. E vabbè, i gloss non li uso, che ne parliamo a fare, questi qui. E vabbè, questa palettina qua. Poi su questa fila ho tutte le palettine e qualche ombretto mono, mentre qui ho tutti sparsi gli ombretti mono, che utilizzo un pochino di meno.
Per esempio qui c'è un ombretto di It Style, tre ombretti di Kiko, qui ci sono tre palette di Essence, queste qui i quad, due suoi toni marroni, uno freddo e uno caldo, e qui c'è un quad di ombretti pastello. Qui ho una palettina di Deborah sui toni del lilla e del viola, che devo dire non utilizzo molto spesso, però il viola sta molto molto bene sugli occhi marroni. Un'altra palettina di Essence, che praticamente sarebbe la versione dai toni accesi di questa qua. Qui c'è una palettina che sì, devo ammetterlo, l'ho presa da cinesi, però non mi ha mai dato reazione né nulla. Vabbè, prima e ultima palette che compro dai cinesi, perché ho sentito di alcune ragazze a cui hanno fatto reazione. Poi le due palette di Essence della All About, una Paradise e una Sunrise. Sempre a fianco a queste due palette ho quella della Bob. Mi viene in mente la canzoncina della Melevisione, vabbè, puoi aggiustarlo sì con Bob, vabbè, sono stupida. Praticamente questa palettina, il nero praticamente non scrive più perché, boh, non so come mai, ma comunque gli altri colori sono tipo un dorato, bronzo, un color tortora, leggermente dorato anche questo. Beh, il bianco lasciamolo perdere perché è totalmente perlato e a me i bianchi perlati non piacciono. Comunque questa palettina qui. Qui di fianco ho una palettina senza coperchio, sì, mi dispiace, cioè ho i trucchi un po' disastrati, però non riesco veramente a buttarla perché questo blu, questo dorato, così come anche questo colore un po' champagnino, sono veramente fantastici sugli occhi. Poi ho quest'altra palettina della Slim, no non è vero della Slim, è modello Slim, però è della Bella Oggi, che mi ha regalato Cotton Candy. È veramente una palette bellissima, con tutti i colori, cioè colorata, ma anche colori neutri. Mentre come ultima palette qua in fondo ho quella un pochino più grande, e che è quella della Beauty UK, con tutti questi colori meravigliosi, super pigmentati, bellissima. Gli ombretti molle invece sono per la maggior parte di Essence. Ho poi questa palettina, sì, è piccolina, infatti non l'ho inserita qui, e poi la tengo qui insieme agli altri perché è quella che uso di più, ed è quella di H&M che mi ha sempre regalato Francesca, con questi tre colori molto molto semplici, no? A vedersi, però sono veramente perfetti, sia per fare uno smokey eyes sul marrone, sia per fare una leggera ombreggiatura sull'occhio. Quindi insomma ho Essence, Neve Cosmetics, due pigmentini sempre di Essence, questo è bronzo meraviglioso, un altro ombretto senza coperchio sempre di Essence, la base, cos'è questa cosa? Tu che ci fai qua? Tu devi andare qui. Un ombretto dell'edizione limitata di Kiko, aspettate che vi faccio vedere, non è vero, si apre da questa parte, ok? Che è questo qui, ce l'ho tipo da 3-4 anni, però è veramente intatto, perfetto ed è bellissimo. Per cui questi sono tutti gli ombretti che ho, anche questi pochi ma buoni. Ah già, scusa. Nel quarto cassettino invece troviamo ciglia finte, eyeliner in gel, perché quelli liquidi, con quelli liquidi non ho ancora preso la mano, sì, da quando ho 17 anni che mi trucco, però gli eyeliner liquidi proprio non sono il mio forte, e poi ovviamente mascara. Dunque, qui ho le fibre sintetiche di Essence, sì, le tengo così all'aria, ma questo pennellino lo lavo tipo una volta ogni due giorni per tenerlo sempre pulito, e devo dire che funzionano veramente benissimo. Poi come mascara ne ho di vario tipo, vabbè, a parte quelli Essence, naturalmente non può mancare I Love Extreme e come si chiama? Super Shock di Avon. Praticamente questo Super Shock di Avon fa quasi lo stesso effetto dell'I Love Extreme, quindi è veramente ottimo. Mascara waterproof sempre di Essence, multi action. Questi due di Maybelline, questo è il ciglia finte, no, sì, ciglia finte alate. Sì, di preciso. E poi il famosissimo Colossal, che è quasi finito, però lo tengo anche se è quasi finito, perché in questo modo posso andare a truccare, insomma, di mascara le ciglia inferiori in modo che non si sporchino troppo. Poi Hypnogloss di Essence e questo mascara marrone, l'unico che ho, della Labo. Un altro messaggio su WhatsApp. Questo qui marrone della Labo, che è veramente ottimo per fare dei trucchi naturali. Qui ho la colla per le ciglia finte, sempre di Essence, che è la Frame for Frame, veramente ottima anche questa. E poi gli unici due gel eyeliner che ho sono, vabbè, quelli di Essence, che sono quello nero e quello verde, verde bosco. E poi infine ho tutte ciglia finte di vario tipo. Queste sono ciuffetti di Essence, che l'ho messa al contrario perché ora non si vedono. Queste sono della Born Pretty Soul, veramente bellissime.
Poi qui ce n'è un paio della Elf. Qui ce n'è un altro paio, però a tirarvele fuori non ve le faccio vedere, però sono quelle tipo proprio effetto drammatico, ciglia finte, un paio dei cinesi. E poi l'ultimo paio, sempre a ciuffetti, però di Elf. Non mi piacciono molto, però in qualche modo voglio provare a terminarle. Il quarto cassettino via e passiamo a quello che preferisco, insomma, che è quello dei rossetti, gloss, tinte, eccetera. Adesso vi faccio lo zoom. Quindi nel quinto cassetto tengo tutti gloss, rossetti e matite labbra. Partendo da questa zona qui, ho tutti i gloss, matite labbra, ne ho solamente 3 di matite labbra perché non le uso spesso. Ed ho una matita di Kiko e 2 di Essence, quindi ho di Kiko questa qui color prugna borgogna, perché appunto mi piace tantissimo il trend borgogna con gli occhi semplici, una matita rossa e una matita color carne. Ho vari gloss, alcuni presi da riviste, insomma, però che reputo insomma buoni. Questo per esempio è color vinaccia borgogna, però è glitterato, non lo uso molto spesso. Questi due della Labello sono veramente ottimi, cioè danno una luce pazzesca alle labbra, effetto specchio. Sono idratanti ma non sono molto appiccicosi, quindi vanno benissimo. Ho questo lip balm della Essence. Questo è della Avon. Vari della Essence. Due tinte labbra della Essence. Questa, la 02 e la 01, che adesso hanno tolto dalla produzione, ha detto Clio. Questo qui, come si chiama? Double Touch di Kiko. Ed è per questo motivo che ho comprato la matita color borgogna. Alcuni gloss più naturali. Questo qui che mi ha regalato Michele, che è della Labo ed è della nuova collezione Fruity. Adesso un attimo che ve lo apro e vi faccio vedere. È questo qua, con questo packaging veramente bellissimo. E poi qui nella sua confezione, che non credo toglierò mai perché è bellissima, il numero 201 di Pupa, che è questo qua, I Am, appunto numero 201, che è un bellissimo colore. Qui a destra invece ho tutti quei rossettini, insomma, che sono piccolini, quindi li posso mettere in verticale, in modo da anche essere più facilitata nel capire che numero è, che colorazione è. Quindi ci sono, vabbè, quelli di Essence, alcuni della linea vecchia come questo e alcuni della linea nuova con il packaging nero, un paio di Elf, ho il Seductive e il Classy. Questo qui di Astra, che è un fucsia veramente bellissimo, sempre un regalo di Cotton Candy, molto molto bello per la primavera estate. Qui poi ci sono un paio di rossetti Kiko della collezione permanente, e qui ce n'è uno che è il Glossy Stilo, che mi piace tantissimo ed è il numero 802, questo color nude lucido, molto molto bello. E niente, quindi questo è il cassettino dei rossetti, tenuto abbastanza in ordine. Sì, ne ho abbastanza. Poi comunque, se vi fa piacere, fatemelo sapere nei commenti. Vi potrò fare anche, se appunto vi interessa, il video sulla mia collezione di rossetti completa. E poi passiamo agli ultimi due cassettini, che sono quelli un pochino che non utilizzo, insomma, perché vi spiego. Infatti qui ci sono tutti i prodotti, anche campioncini, che non utilizzo, cioè i prodotti che praticamente ho ma non utilizzo mai. Per esempio ho questo fondotinta Pure Skin di Essence, però è troppo scuro, quindi sto aspettando di prendere un pochino di colore per utilizzarlo. Poi qui ho il Cover Mark, che è un fondotinta super super coprente e anche resistente all'acqua, solo che è un po' troppo aranciato, quindi non so, devo trovare un modo per smaltirlo. Vari fondotinta, questa base di Essence che non mi piace per niente, è troppo aranciata, cioè praticamente va messa dopo la crema idratante, no? Però fa il viso troppo aranciato, quindi non so, volevo un attimo provare ad mischiarla con un correttore per fare appunto un correttore aranciato. Qui ci sono vari campioncini, un altro Soft Touch Mousse di Essence, però anche questo troppo scuro. Un fondotinta di Bottega Verde, però anche questo appunto troppo scuro per essere utilizzato adesso. Una crema idratante di Nivea. Una cipria di Essence Pure Skin, però appunto troppo scura. Comunque il discorso è sempre quello. E poi c'è questo fondotinta di Essence Clear and Matte, che non mi piace per niente.
mentre nell'ultimo cassetto ho semplicemente, aspettate che vi faccio vedere meglio, ok, ho praticamente tutti i prodotti nuovi. Ho questi 3 lip gloss di Essence che ancora devo provare, una crema Nivea, il burro dei Provenzali che vi dicevo avrei ricomprato dopo il labello, solo che mio padre, pensando che mi piacesse il labello, l'ho prontamente ricomprato, quindi finirò prima questo e poi utilizzerò il burro dei Provenzali. Questo qui invece è il burro di karité, mentre l'altro era all'olio di argan. Poi qui, non so come mai, c'è una piccolissima pochettina. Qui c'erano i pennellini di questo set, appunto, sempre di Sammy Dress, solo che alcuni non c'entrano, quindi ho detto, vabbè, io la conservo, magari per portare qualcosa in viaggio. Non parto mai, però se devo andare via qualche giorno, insomma, questa mi può essere utile. Quindi questa era tutta la mia semplicissima e piccolissima collezione make-up contenuta semplicemente in questa cassettiera che ha 7 cassettini. Questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Vi mando un bacio come al solito e noi ci vediamo nel video di domani. Ciao!